Questi sorrisi non li abbiamo mai visti in questi mesi, non li vedevamo da parecchio, non li vedevamo dall'anno dello scudetto. E Conte in questa settimana, secondo me, è riuscito proprio a lavorare sulla mente dei giocatori, sulla testa. Ah, ragazzi, finalmente. Ah, non so voi, ma io stamattina mi sono svegliato col sorriso sulle labbra. Proprio come lo scorso anno, mi sono svegliato sereno, contento, soddisfatto di quello che si è visto ieri sera. Ovviamente, non tutto è stato risolto, non tutti i problemi sono finiti, però se facciamo il confronto rispetto a Verona, dei passi belli importanti in avanti si sono visti, specialmente qui, che è il punto focale di tutto. Benvenuti ragazzi nel video analisi di Napoli-Bologna. Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, cominciamo subito e partiamo come sempre dalle immagini della partita. E partiamo da questa immagine, siamo al 29esimo, possiamo dire forse l'azione più pericolosa che ha creato il Bologna in tutta la partita. Abbiamo il Bologna che sviluppa sulla sinistra con Ndoye che sta qui e vedete qui Castro, che sarà quello che poi diciamo, che andrà a concludere al tiro. Che succede? Allora, vedete Castro sta, diciamo, in mezzo a Buongiorno e Rachmani. Inizialmente Castro fa questo movimento, ok? Va verso l'area facendo questo movimento. Ad una certa, però, cambia direzione. Quindi fa un contromovimento che va un po' a a spiazzare i nostri centrali. Infatti lui a un certo punto va a fare questo movimento, quindi va, diciamo, attaccare il primo palo andando oltre Rachmani. Vedete Castro sta andando verso questa direzione. Rachmani scappa sempre all'indietro, però non ha la percezione degli attaccanti vicino a lui. Non so come spiegarmi, però Rachmani no, va sempre all'indietro, però guardate qui la distanza che c'è tra difensore e attaccante. Cioè Rachmani è come se non si rendesse conto, come se non percepisse il pericolo. Vi ricordate Gattuso? Dobbiamo annusare il pericolo. Ecco, Rachmani secondo me non lo fa, non si rende conto. E infatti guardate che distanza c'è. Poi Ndoye vede il movimento di Castro e fa quindi questo bel filtrante. Castro si ritroverà qui più o meno, e per fortuna lì Meret fa una parata. Però diciamo che in questa azione Rachmani un po' non ha percepito, secondo me, il pericolo che Castro potesse andare al gol. Ecco, la dico così. Arriviamo poi al 46esimo. Questa, ragazzi, è l'azione del primo gol del Napoli. Un'azione dove vediamo appunto l'aggiornamento tattico che ha fatto Conte. Perché che succede? Abbiamo praticamente l'azione che parte dalla destra, parte da Di Lorenzo, palla poi a Politano. Mazzocchi, nel mentre fa il movimento sulla fascia, e libera dello spazio per Politano, che quindi va a tagliare al centro. Arriviamo a questa situazione, Politano passa la palla a Kvara e in contemporanea si butta anche in avanti per cercare di fare l'1-2. Qui dietro vedete Di Lorenzo che fa anche lui il movimento, vedete si inserisce in mezzo a questo giocatore e a Lucumi. Kvara vede, perché lo vede, perché Kvara vede cose che noi umani non capiamo. Kvara vede l'inserimento di Di Lorenzo e fa questa bellissima palombella di prima, di una dolcezza, di una qualità immensa. Di Lorenzo si trova a tu per tu col portiere, controlla col destro e poi va a tirare di collo col sinistro. Un'azione, ragazzi, costruita benissimo, un assist bellissimo, un gol bellissimo, tutto bellissimo. E anche un gol che rievoca un po' il Napoli di Spalletti, no? Perché queste erano azioni che vedevamo proprio quasi quotidianamente quando c'era Spalletti. Queste sono azioni che ti fanno capire che c'è dello studio dietro, perché queste, ragazzi, non sono azioni che arrivano per caso, sono azioni perché tu le studi in allenamento, sono azioni codificate. E poi, come ho detto prima, aggiornamento di Conte, perché in questo gol si vede benissimo l'interpretazione moderna del braccetto. Di Lorenzo da braccetto fa partire l'azione, partecipa poi allo sviluppo e addirittura va a concluderla col gol. Quindi questo gol ci fa capire benissimo che appunto Conte ha studiato, si è aggiornato.
Qui vi ho messo giusto la reazione del mister, una reazione, vabbè, Conte lo conosciamo, quando si segna esplode di gioia, mi ricordo anche a un certo punto, non mi ricordo in che occasione, ma Conte a un certo punto dà un pugno alla panchina, si incazza come una iena. Beh, Conte è così, quando vedi queste cose ti gasi. Andiamo al secondo tempo, 47esimo, questa è l'azione che porterà poi al tiro di Ebischer da fuori area che andrà poco sopra la traversa. Due cose. Allora, innanzitutto qui Olivera un po' troppo leggerino sul pressing, giocatore del Bologna che fa questo cross che va a finire su Rachmani. Rachmani però con un po' impacciato, con un po' di disordine va a fare praticamente un assist a Ebischer che poi andrà al tiro che andrà sopra la traversa, quindi qua malino Olivera e anche Rachmani. Arriviamo poi al gol del 2-0. Scusate qua ragazzi se la qualità è un po' più bassa, però ho dovuto fare questa foto dal cellulare. E perché ho messo questa foto? Perché ragazzi, il gol del 2-0 nasce da una punizione, dalla nostra metà campo. Qui abbiamo Rachmani, passa il pallone direttamente a Kvara che sta qua. Che succede poi? Succede questo, cioè guardate quanta libertà c'ha Kvara, per carità, io non mi lamento di questa libertà, però è per far capire, cioè il Bologna secondo me in questa azione ha un po' sottovalutato il Napoli, perché c'è troppa libertà per Kvara e se tu lasci tutto questo spazio a Kvara è ovvio che poi ti purga, ti fa male, cosa che è successa. Kvara avanza nel mentre Lucumi che sta qui scappa all'indietro tenendo sempre il contatto visivo su Kvara. A una certa Kvara fa quella mini sterzata che manda fuori tempo Lucumi, va a tirare e c'è la deviazione che poi ci aiuta a buttare la palla dentro. E questa deviazione diciamo che è un po' il karma che ci aiuta stavolta, perché nel primo tempo Kvara aveva preso una traversa su un colpo di testa, qui invece la deviazione permette a Kvara di andare al gol. Quindi qua ragazzi, secondo me Bologna ha un pochino sottovalutato la pericolosità di questa azione, noi diciamo grazie e andiamo avanti. Arriviamo poi al 3-0 e mi piace partire da questa immagine, ragazzi, perché il 3-0 lo inizia Simeone e lo va a concludere. Qui abbiamo Lucumi che sta qui, che va a fare questo passaggio orizzontale per Poch, passaggio che verrà poi intercettato da Simeone con questa scivolata. Palla a Lobotka che poi la restituisce a Simeone. Qui sotto vedete intanto David Neres che è entrato. Simeone che si trova qui va a fare poi questo passaggio a Neres. Neres poi passa la palla a Kvara che subito dopo fa l'1-2 con Neres. E arriviamo a questa situazione con David Neres che si trova sul fondo dell'area. Fa un paio, diciamo, di dribbling sul giocatore avversario, va a fare poi questo passaggio dentro l'area per Simeone, che poi non deve fare altro che fare il tiro e buttarla dentro. Ora, due considerazioni su questo gol. Allora, ragazzi, io in questi 6 minuti di gioco di Neres ho visto già delle cose interessanti. Il gol del 3-0, secondo me, fa già capire che tra Kvara e Neres c'è una bella intesa. Perché vedo proprio due giocatori che parlano la stessa lingua. Kvara, in due occasioni, proprio non ci pensa su due volte a passarla a Neres, e lo stesso al contrario. Cioè, sono due giocatori che nell'arco di così poco tempo, secondo me, già hanno sviluppato un'intesa importante. Attenzione perché se Neres, diciamo, entra bene nei meccanismi e si inserisce bene, qua abbiamo un bel duetto che inevitabilmente andrà a migliorare l'altro. Cioè, Kvara migliorerà insieme a Neres e Neres migliorerà insieme a Kvara. E poi l'altra cosa, ragazzi, è il gol di Simeone, perché Simeone, come ha detto anche il telecronista ieri sera, non segnava dalla Supercoppa, cioè da gennaio. E capite bene che per un attaccante che non è che gioca così tutti sti minuti e poi quando gioca non riesce a segnare, quando va a fare questo gol, inevitabilmente dentro la testa qualcosa si va a sbloccare. E arriviamo adesso a due immagini, quelle che secondo me sono le più importanti della partita di ieri, ragazzi. Queste sono le immagini al fischio finale. Guardate il sorriso di Di Lorenzo. Guardate la contentezza che c'è negli occhi di Di Lorenzo. Guardate anche qui Rachmani che sorride, Simeone che sta al settimo cielo,
sotto Oliveira che dà il 5 a Buongiorno. Cioè, ragazzi, questa è una cosa che ho ripetuto, che ho detto anche ieri nel post partita. La partita di ieri sera può essere quella partita che finalmente può far scattare all'interno delle teste dei giocatori un qualcosa di importante. Può essere quella partita che mentalmente ti può rianimare, può essere quella partita che ridà consapevolezza e fiducia nei propri mezzi. E questi sorrisi, secondo me, aiutano parecchio. Quante volte abbiamo visto in questi mesi giocatori tristi, la testa bassa, sguardi funebri? Questi sorrisi non li abbiamo mai visti in questi mesi. Non li vedevamo da parecchio, non li vedevamo dall'anno dello scudetto. E Conte in questa settimana, secondo me, è riuscito proprio a lavorare sulla mente dei giocatori, sulla testa, perché si è visto ieri sera. Poi ovvio, ci sono ancora dei problemi, ci sono delle cose da correggere, però rispetto al recente passato questa partita ci ha detto un sacco di cose positive. E quindi chiudiamo qui il capitolo immagini e andiamo adesso a vedere qualche numero. Allora, eccoci qua. Allora, l'attacco momentum, ragazzi, è molto significativo. Napoli, che per la maggior parte della gara subisce il gioco del Bologna, lo sappiamo, le squadre italiane sono squadre che hanno come obiettivo il controllare la partita, quello del dominare il possesso palla, e il Napoli lo ha fatto fare, cioè ha lasciato il pallino del gioco al Bologna, però è riuscita, diciamo, a non concedere così tante occasioni al Bologna, perché abbiamo visto alla fine l'unica occasione clamorosa, l'unica occasione pericolosa che ha avuto il Bologna è stata quella con Castro nel primo tempo, ma poi per il resto, ragazzi, non è che il Bologna abbia avuto tutte queste grandi occasioni nitide. Meretta ha fatto una sola parata e basta, quindi vuol dire che la fase difensiva ieri è funzionata molto bene. E il Napoli, un'altra cosa importante, è che quando ha avuto l'occasione per andare in avanti e per far male, ha fatto male. Il possesso palla è molto molto chiaro: 39% per il Napoli, 61% per il Bologna. Un possesso palla del genere era da tanto che non lo vedevamo. Però chi produce più gol è il Napoli, con 2.46, mentre il Bologna crea solo 0.64. Vedete anche qui, no? Questa è la mappa dei tiri del Bologna, cioè dove sta il tiro di Castro? Eccolo qua, il tiro di Castro che abbiamo visto prima, XG di 0.41, quindi quasi tutto l'XG raccolto dal Bologna ieri sera era chiuso da questo tiro di Castro. Il Napoli fa 5 tiri in porta e fa 3 gol. Soffermiamoci un attimo sui contrasti, perché vedete che il Napoli sui duelli aerei ieri molto male, soltanto 3 su 16 vinti, quindi il Bologna sui duelli aerei ha avuto la meglio. Però a terra invece la situazione è più a favore del Napoli. Qui abbiamo le posizioni medie del Napoli, come potete vedere un 3-4-3 molto ordinato guardando le posizioni: i 3 difensori, i 4 centrocampisti e i 3 attaccanti, cioè molto molto preciso questo schema. Di Lorenzo che fa il braccetto destro, che quindi fa la doppia fase, a sinistra Buongiorno che avanza meno rispetto a Di Lorenzo. Diciamo che Buongiorno, ragazzi, molto probabilmente in questo Napoli farà il braccetto sinistro, perché Conte, secondo me, nella conferenza stampa ha fatto capire che lo vede lì e ha fatto anche capire che però deve migliorare un pochettino, quindi nel proporsi in avanti, nell'avere un po' più di coraggio nel buttarsi avanti. Mazzocchi, Lightmap è chiara, Oliveira che è stato più nella tre quarti nostra che in quella avversaria. Lobotka e Anghissà non proprio benissimo ieri, ragazzi, non si sono spinti tantissimo in avanti, infatti vedete Lobotka poco o nulla e Anghissà addirittura non si è mai inserito. I due centrocampisti ieri sera si sono poco spinti in avanti e io li ho visti anche molto in difficoltà quando il Bologna pressava alto. Anghissà pure ha sbagliato un sacco di palloni. I due centrocampisti ieri sono stati quelli più in difficoltà, ecco, la metto così. Politano, chiaramente, sulla destra, Kvara sulla sinistra, guardate quanto calore. E poi Raspadori che fa quello che cuce il gioco, quindi spalle alla porta, va a dialogare con i compagni, quindi tutto nella norma. Kvaratskhelia è il giocatore che tocca più palloni, guardate 55, cioè il giocatore
con più tocchi ne ha 55. Noi siamo abituati a vederne 100, addirittura 110. A livello di passaggi, vedete, lo Botka 34 su 40, anche sta malissimo, ragazzi, 21 su 32. Un terzo dei palloni li ha sbagliati. Meretta anche lui 18 su 33. Diciamo che anche il Bologna è stato bravo a pressare sul portiere, in certe occasioni ha costretto Meretta a fare questo rinvio che poi si è tramutato in una rimessa laterale per gli avversari. Anche Raspadori non troppo preciso sui cross, male. Raspadori ne fa bene solo 1 su 6, Politano 1 su 4, male Mazzocchi negli 1 contro 1 riusciti, soltanto 1 su 7, Politano soltanto 2 su 6, Spinazzola 1 su 4. Poi sui duelli aerei abbiamo visto, il Bologna l'ha vinti quasi tutti. E a livello di possesso perso, Kvara ne perde ben 19, poi subito dopo Raspadori, che però c'ha meno tocchi di Kvara, anche se ne perde troppe, 13. Quindi ragazzi, questi sono un po' i numeri della partita. Andiamo adesso velocemente alle pagelle. Eccoci qua. Allora, ovviamente pagelle positive e non ho voluto dare voti sotto l'insufficienza, però tenete conto che i 6 sono secondo me diciamo i peggiori in campo, tra virgolette. Allora, Meretta 6,5, fa una sola parata, quella su Castro, poi per il resto non ha avuto molta difficoltà. Buongiorno 7, buongiorno ragazzi, la diga, un muro. Dal punto di vista difensivo c'è un Napoli senza Buongiorno e un Napoli con Buongiorno, e ieri sera lo abbiamo visto. Ha detto anche Conte, deve un po' imparare, diciamo, a spingersi più in avanti, a fare più il braccetto piuttosto che il difensore puro. Rachmani 6 è il protagonista in negativo nelle poche occasioni che ha avuto il Bologna, quella su Castro che abbiamo visto nelle immagini e anche quella dove c'è il tiro di Ebischer da fuori. Di Lorenzo 7,5, si è visto l'interpretazione del braccetto moderno, ha fatto gol, in generale una partita fatta bene sia dal punto di vista difensivo che offensivo. E poi una cosa importante ragazzi, il primo gol dell'era Conte lo fa Di Lorenzo, un giocatore che Conte ha premuto, ha fatto la guerra per tenerlo, un giocatore che sappiamo benissimo ha vissuto un'estate complicata, e chi va a segnare il primo gol? Proprio lui. Nel calcio non esiste la casualità, quindi 7,5. Olivera 6,5, non è stato un giocatore che ha spinto tanto in attacco, l'abbiamo visto un po' più, diciamo, è stato un po' l'esterno un po' più bloccato, mettiamola così. Lobotka 6,5 perché lo voglio distinguere da Anghissa, cioè Lobotka ha fatto un pochino di più rispetto ad Anghissa e quindi gli do quel mezzo voto, però non è stata una delle sue migliori partite, ha sbagliato un po' troppi passaggi, diciamo, per quello a cui siamo abituati, non ha dato tanto, ecco, in fase offensiva, non l'ho visto proporsi davanti così tanto. Anghissa 6 perché sbaglia troppi passaggi, vince pochi duelli, si propone poco in avanti, ecco, rispetto a Verona un downgrade, mettiamola così. Mazzocchi 6,5, Mazzocchi che mi è piaciuto, ovviamente non cambia la mia idea, cioè è un giocatore che dà la voglia, dà tanto per la squadra, ma a livello qualitativo non è questo granché, però ieri ha fatto bene, ha fatto anche un potenziale assist per Raspadori nei primi minuti di gioco, quindi la pagnotta se la porta a casa, mettiamola così. Politano 6,5, Politano ieri ha avuto tante occasioni per andare a segnare, non preciso, ecco, mettiamola così, sotto porta, partecipa comunque all'azione che porterà al primo gol del Napoli. Raspadori 6,5, fa quello che Conte chiede al suo centravanti, cioè fare da raccordo, cucire il gioco, quindi abbassarsi, giocare spalla alla porta e dialogare con i compagni. Ha avuto anche una mezza occasione a inizio partita, comunque benino. Ecco, benino. E poi ragazzi, arriviamo al man of the match, al migliore in campo, Kvaratskhelia, che si prende l'8. Esiste un Napoli senza Kvara e esiste un Napoli con Kvara. E io aggiungo, i giocatori quando vedono Kvara in campo li vedo più sereni e tranquilli. Quando non c'è Kvara in campo, tipo col Verona, li vedo giocatori un po' più, diciamo, preoccupati, perché ragazzi, Kvara è il faro, è la luce di questo Napoli, è inevitabile, è il nostro top player, è il nostro top player, il giocatore più forte che abbiamo, ed è inevitabile che i giocatori vadano da lui quando le cose si complicano. Kvara è indispensabile,
è la luce del Napoli. E i suoi numeri, ieri ragazzi, sono clamorosi. 55 tocchi, un gol, un assist, un tiro in porta su tre passaggi chiave, 20 passaggi accurati su 27, 5 dribbling vinti su 8, 11 duelli vinti su 18. Parliamo di un fuoriclasse, ragazzi, un fuoriclasse. E ora mi rivolgo un po' a tutti quelli che, ecco, non vedono Kvara benissimo, cioè, ragazzi, noi dobbiamo pregare affinché Kvara resti a Napoli il più possibile, perché Kvara è un fuoriclasse. Kvara è un giocatore che merita di giocare nel Real Madrid, nel Manchester City, nel Bayern Monaco, nel Barcellona. È questo il livello di Kvara. È un giocatore di un livello superiore a tutti gli altri. E io veramente mi strappo i capelli che non ho quando vedo gente che critica Kvara, che dice non serve a niente, fa sempre la stessa cosa. Ma io, voi dovete pregare affinché Kvara resti qui il più possibile, perché è un fuoriclasse ed è follia criticarlo, è follia. E lo abbiamo visto, il suo impatto sulla squadra è troppo importante. È un giocatore che da solo ti può decidere le partite. Dobbiamo sperare rimanga a Napoli il più tempo possibile. E io mi auguro che, finito il mercato e che finito il problema Osimhen, mi auguro che il Napoli annunci sto benedetto rinnovo, perché serve. Rinnovo che poi anche qui potremmo aprire una bella parentesi, perché dal punto di vista delle tempistiche, un rinnovo sbagliato, perché se tu l'avessi fatto l'estate post scudetto, lo avresti rinnovato magari a cifre più basse e te lo saresti tenuto buono. Invece adesso devi andare a fare un rinnovo dove devi dargli almeno 5-6 milioni. Chiudiamo questa parentesi. Torniamo sempre al problema del quando. Per quanto riguarda la panchina, Simeone 7, perché il gol del 3-0 lo inizia e lo finisce lui. Neres 7, perché in quei 6 minuti ho visto già delle cose importanti e fa l'assist anche per Simeone. Spinazzola 6, gioca l'ultimo quarto d'ora e comunque non l'ho visto proprio al top, ecco. Attenzione a Spinazzola, ragazzi, perché si potrebbe andare a creare un problema lì. E cosa importante da dire su Spinazzola? Conte lo mette a destra, cioè lo mette al posto di Mazzocchi. Terzino binario, quindi che sta sulla fascia, gioca col piede parallelo alla linea del fallo laterale, ecco, quindi lo metti in quella posizione. E poi ragazzi, Conte 7, perché comunque la partita secondo me l'ha preparata molto bene. E io, come ho detto prima, dalla partita di ieri sera ho visto, ho capito che Conte durante la settimana ha lavorato molto sulla testa dei calciatori. E quindi io vi do un bel 7. E quindi ragazzi, questo è quanto. Voglio chiudere il video citando una frase di Conte nella conferenza post partita. Sono 3 punti che devono essere l'inizio di questo percorso. E io sono d'accordo col mister. 3 punti che devono essere l'inizio di un nuovo periodo, che possiamo magari definire come il nuovo rinascimento, no? La rinascita di questi calciatori. Adesso c'è il Parma. Parma, ragazzi, che è una squadra che è più organizzata e che ha un'intesa migliore rispetto al Bologna. Allenatore lo stesso dell'anno scorso, la squadra bene o male uguale, quindi è una squadra ben assortita con degli automatismi. E ora lo step, secondo me, successivo per continuare questo rinascimento è fare 3 vittorie di fila, ragazzi, perché anche qui, da quanto tempo mancano 3 vittorie consecutive? Da tanto, e vincere 3 di fila ti aumenta ulteriormente la consapevolezza nei tuoi mezzi, ti fa dire: ah, ma allora io sono forte perché riesco a batterne 3 di fila. Quante volte l'anno scorso abbiamo toppato la terza vittoria consecutiva? Tante volte. Il prossimo step è quello lì: Parma e poi il Cagliari dopo la pausa. In tutto questo, inizia adesso una settimana che dal punto di vista del mercato sarà bella rovente. Si sta chiudendo Lukaku, si sta chiudendo McTominay. Ho letto di un congelamento per Gilmour. Questo bisogna un po' capirlo. Però il Napoli adesso sta mettendo la quinta, anche perché è l'ultima settimana di mercato. Quindi completiamo la squadra con gli innesti che servono e poi faremo le nostre opportune valutazioni. Quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, io vi auguro un buon
proseguimento di lunedì, un buon inizio settimana. Forza Napoli sempre e noi ci vediamo alla prossima.